Ma che pace se ne è? 150 euro? 1500? Se manca la scuola di Giovanni, la lo sono perso adesso. Questo è catturamento, perché si possono anche catturare i miei. Quindi si può catturare il corpo. Una volta sapevo, c'è uno dei tuoi casi che mi ha scolestato, sono stancato, non so come uccido se lo vedo. Sì, è importante, un po' come importante, bravo. Sì, non so il punto di vista. Comunque si può fare, bisogna perderci un attimo di tempo. Anche il figlio non c'è niente con la gomma, con la gomma, con la gomma, vai dritto, poi c'è. Tasto destro, no? Già lo fa, niente. Copia, tu non fai copia in cosa su un Word Graph? Ecco, quindi buono, cosa? No, è il secondo copia. Perché l'ideale sarebbe il processo, che quello che cerco di fare è questo: ritagliarlo, metterlo nella lavagna e poi alla fine si può stampare o esportare. Dov'è? Esporta o stampa. Però non mi ricordo il passaggio. Questo si può fare. Altre domande? Su YouTube? Ci siamo ancora. Come no? Ve lo faccio vedere dove ci sia, per mostrarglielo. Comunque ha visto dove devono andare i ragazzi. YouTube, Mario,
Attivare il libro digitale. In questo tutorial vedremo come attivare un'opera su Mindset Academy. Quella è la scrivania. Questa è quella con il vecchio. Una finestra nella quale la vecchia grafica. Però c'è. Una volta entrati, andate alla sezione le due classi virtuali.
classi. La prima A, che quest'anno è diventata seconda A, andate qui, gli modificate la classe, invece che uno mettete due, automaticamente per voi è la seconda A per quest'anno. Volendo, se per un mese siete assenti, c'è anche la sezione per il supplente. O tutti insieme, tramite un elenco in formato CSV. Gli studenti riceveranno una email per confermare la selezione. Se hai già dato il codice, vedrai. Niente, fate finta che non l'avete. Gli piace il mio dato parlo. Parlo. Uno a uno ancora. Vedi gli studenti. Ecco cosa avviene. All'inizio voi vedete questa videata vuota. Man mano che i ragazzi inseriscono il codice o voi li aggiungete, vi dà il nome, iniziamo a formare la classe, nome, cognome, email e lo stato. Verde significa che fanno parte della classe, però ovviamente ci può essere che un anno un ragazzo cambia istituto, cambia classe, l'anno viene bruciato, dirò per lui, però quindi l'anno dopo non è confermato. E allora si può modificare la classe, lo eliminiamo, diventa rosso, ok? Oppure posso direttamente eliminare la classe. Apparire in elenco una volta registrati. Se li inserite a mano invece, compariranno in elenco con un pallino giallo, che diventerà verde alla conferma, o rosso se l'iscrizione verrà rifiutata. Per esempio, perché è rosso? Perché magari, per errore, può capitare, si è iscritto uno studente alla vostra classe che non è vostro studente. E allora voi lo eliminate, lo bannate. Pure la mia. Esatto. Per esempio io sono, come dicevo prima, sono iscritto a 5-6 classi virtuali delle varie vostre colleghe e colleghi. Se loro vogliono, mi mettono il semaforo rosso e io non posso più fare niente su quella classe. La vendita dei libri di seconda mano. Oh. Se l'adatto della terza. Se vendere il libro della prima. Se a uno della prima. Se può vendere però l'adatto della prima se non avrà più l'accesso ai sì, perché il bollino argentato, come si dice, è un attacco. Bruciato il codice, è bruciato quel libro. Quindi chi lo compra seconda mano non può avere il. Qui lo dico e qui lo nego. Se serve due o tre codici li procuriamo, se serve più metà classe no. Ma il ragazzo che glielo vende non può dare il suo di codice. Come? Non ho capito. Il ragazzo che lo vende non può dare quello che riceve. Se non l'ha usato sì. Costa di più. No? Ma se l'ha usato no. Perché è un limite, no? E il codice è legato all'account. Deve star bene al ragazzo che quello entra con la sua email e la password. Ma... quindi non lo può modificare l'account. No. Modificare l'email. Se no devi fare il codice. È vero che una ragazza l'ha comprato di seconda mano, mi ha detto. Però la persona da cui l'ha preso non si ricorda come è entrata. Adesso lei non può usare il book, anche se fosse entrata non può. No, allora attenzione, facciamo una distinzione. Il ragazzo si può iscrivere a Marzanichelli. Ma finché non mette il codice, il libro è buono. Quindi non è detto che lo studente che aveva prima il libro abbia usato il codice anche se era registrato su Mai Zanichelli. L'ha usato. L'ha usato? E allora quel codice lì non è più buono, bisogna dare. Potrei telefonare e far presente la situazione di questa singola ragazza e magari ottenere un codice in più per lei? Però a noi? A voi, sì, sì. Perché se lo sa la casa editrice... perdiamo il lavoro, quindi lei me lo sa, è una roba che rimane tra amici. Uno è come, mi spiego meglio, giusto per farmi capire, è come il libro per il ragazzo di Figliove, uno due copie che non c'è stato mai in terra, qua inizia proprio di le copie, di dare 10 è un problema, e lo stesso vale per i codici, uno due codici non è un problema. Quando iniziano a diventare 10 è un problema. Sai cosa potremmo fare? Che il ragazzo che c'è lì si crea una mail del libro solo. E quindi quella dopo.
tra fratelli si può fare. Non c'è un tempo, non c'è un tempo, ma il libro vale dal tempo generato a seconda della durata della sua formazione. A seconda della vita che deve avere il libro, dura un anno in più, perché un ragazzo può essere bocciato. Per esempio, se il Performer V1, che è un libro del corso inglese del biennio, il biennio dura due anni, il corso di vita di quel codice è di tre anni. Se il libro di matematica dura tre anni, il corso di vita del codice è di quattro. Io voglio vedere, se ne sta trovando uno. No, io voglio vedere il mio libro. Sì. Invece di prendere la mia mail, sulla mail solo per quel libro, e la do insieme a me. Certo, quello si può fare. La mail del libro. Allora, sì, l'account è falso, fatto per cui è tutto, solo che quello dovresti sapere prima di vedere nel logico, devi pensare che vendi il libro,